Sì, pronto qui, Master, chi parla? Ah, gli sviluppatori di Minecraft. Sì, salve. Sì, quindi posso giocare alla 1.17 già in questo video? E posso far vedere il Warden e il Cave Update? E tutte le no... Figo, siete sicuri? Ok, va bene. Sono sicuri, iniziamo. Signori, benvenuti nel disagio più totale. Se eravate live su Twitch avete chiaramente visto in anteprima questo tipo di video che sto registrando dopo la live. Se invece non eravate live, benvenuti nella 1.17, nella quale spawneremo il Warden. Finirà malissimo. Madò, se... Madò. Questo qua ve lo dico, io non lo sapevo, l'ho provato sulla mia pelle, sciotta. E per contrastare quel ciccione di un Warden, mi sono preso l'armatura di Warden, che non so se l'aggiungono nella 1.17, però nel dubbio 46 di armatura. Madò, che sberle. E vabbè, le cose di diamante, che non fanno mai schifo. Questi che vedete sono tutti gli oggettini nuovi. Ma adesso, dato che siamo in survival, vorrei spawnarlo tipo lontano, tipo sull'altro albero. Statene di là. Allora, tu statene di là, che io ti guardo da lontano. Ecco, guarda, guarda che già ci insegue. No, stai lì, ti prego. Non voglio morire. Stupido. Bruh. Scemo. Comunque, mentre c'è il Warden lì di zona che ci incute terrore, spostiamo un attimo questo. Vi volevo far vedere alcuni dei materiali. Non li ho presi per ora tutti. Sì, sono sull'albero perché ho paura. Ok, va bene, perché ho paura. Però devo farmi coraggio e scendere. Moriremo. Vabbè, comunque, questi sono i materiali della 1.17 che abbiamo preso grazie a un botto di mod che, mamma mia, quante sono, non avete idea. Ne ho scaricate tantissime. Tra l'altro, seguitemi live su Twitch per vedere le robe in anteprima. E se vi abbonate, madò quanti vantaggi che avete, non avete idea. Questo è il copper che è in teoria, se non sbaglio, col tempo dovrebbe andare a ossidarsi. Madò, abbiamo pure dei tecnicismi nel video di Minecraft. E vedete che credo che questo sia un po' l'andazzo. Non c'ho quello principale. No, non ce l'ho. Vabbè, comunque questo è un po' l'andazzo. Tipo copper buono, un po' più scemo, un po' più scemo. Comunque va in ordine. Ce ne sono un bel po'. C'è anche il copper ore che ti va a dare il lingotto, Nope. ovviamente. Vabbè, ovviamente dovete cucinarlo. E altre robe quale l'ametista, che è una figata. E il cristallo, madò, signori, il cristallo che mi ricorda tanto il simbolo di Firenze, è una figata, ma voi non ne avete idea, mega figata, non vedo l'ora di prenderlo, che però il brutto, almeno qua, se lo rompi, magari non con le mani che sennò mi sanguinano le nocche, se lo rompi col piccone non succede un bel niente. Altre cose ne abbiamo, ma certo che le abbiamo, ve le faccio vedere un po' tutte, poi andiamo in caverna a farci spaccare praticamente. Ci abbiamo questa sorta di terra che non so se c'era già da prima, nel caso scrivetemelo nei commenti, sarebbe un mega fail. La dark stone, la neve, che a quanto pare ci puoi passare attraverso, è tipo un blocco non tanto blocco, che non blocca più di tanto. Avete capito? Blocco che non blocca. Continuiamo. Poi questo non so cosa sia, vi giuro che non ho idea di cosa sia. Honeycomb. Scrivetemelo voi nei commenti, non ne ho la più pallida idea. So che c'entrano le api, honey, miele, comb. Non lo so, non lo so. Moss, ovvero l'erbetta, bellissima, ci si può fare un botto di robe e altri blocchi. Tipo le stalattiti, stalagmiti e il clay pot, che è una figata. A me piace un bot, non so perché, ma mi ispira un casino sto coso di clay. E questo, madò, questa è una figata, è bellissimo. Ma la cosa più bella è, oltre allo spore blossom che, boh, esplode. Cioè, non ho capito come si usa. Vedi, perché tipo tu lo metti ed esplode, tipo una bomba. È una bomba a mano, cioè non... Sì, era proprio... Credo che bomba a mano sia l'esempio più sbagliato. Comunque, lo metti ed esplode. Quindi nel dubbio lo terremo nell'inventario. Ultima esplosione? Ok. Fin, la ultima. Ok. E la stalattite e ovviamente che sì, sta volando e ovviamente la stal Madò, quanto vabbè, la stalagmite. Fatemi provare. No, l'ho rotta. Vabbè, stalattite e stalagmite. Mini esplosione. Ora, esplosioni a parte, è comunque il Warden Helmet figata totale e anche soprattutto anche la cesta, una mega figata con qualcosa bellissimo. Stupendo, stupendo, stupendo. Ma non perdiamoci in chiacchiere ed andiamo a farci spaccare, cioè a trovare robe, spaccare in miniera. Mi sono trovato una miniera apposita. Ah, già che ho liberato Warden. Dove è andato? Ecco, guarda, questo ci fa gli attentati. Madò, questo qua ci fa gli attentati la notte, io lo so, ne ho la certezza. Sperando di trovare qualcosa e appunto un'altra roba che ho aggiunto sono le mega miniere. Ah, vero, 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 vero. Dato che l'armatura è fortissima, ovvero 46, siamo tipo indistruttibili. Aia, mi sono fatto pure male nel dire indistruttibili. Cioè, circa indistruttibili. È ancora più forte di quella di Netherite. Cioè, va bene, lo accetto. Non ci vedo niente, ma lo accetto anche te, scheletro, ok? Ma nel senso con l'ascia, proprio con l'accetta che... Tutte... Oh,
Che cacchio, non moriva. Bene, dicevo che le caverne, dato che è il cave update, che fai? Te ne privi di potenziare le caverne a livelli smisurati così arrivano creeper, zombie, scheletri che ti uccidono? Eh no, che non te ne privi. Quindi prendiamoci altro carbone, che servirà, fondamentale, e andiamo nelle caverne in cerca di qualcosa, ma non so neanch'io cosa. Ovviamente ci saranno altri blocchi che al momento non ho trovato o non avevo voglia di cercare. E madò, quanto è niente la tana di ragno. Che schifo, ragni. Che schifo. Dai, guarda qua, guardate quanti mostri. Io ve lo giuro, qui lo dico e qua lo nego, l'ho detto anche in live su Twitch, tutti i giorni dalle 3. Che madò, che palle quando ci sarà il cave update, ovvero un botto di mostri, un botto di perdersi in caverna. Io non giocherò più a Minecraft, io ve lo dico, non giocherò più a Minecraft. Lo odio, perché è pieno di mostri, pieno, ed è troppo buio. Guarda quanti, manco ci fosse uno spawner. E se ci fossero gli spawner nel... No, finirebbe malissimo, Dai, scheletro, allora io ti ho visto cosa scappa. Un ferro. Cosa scappi? Schifo scheletro, che noi vogliamo il warden, mica te. Te non sei il piatto prelibato. Guarda quanto profondo si dilunga. Mi lancio. La pellegrini. Ok, sono vivo per miracolo perché ho colpito l'acqua. Basta colpirmi. Gli scheletri sbucano dal nulla. Basta. Cioè, avete presente quando dite: ehi, qui c'è un mare di lava? Ecco, qui c'è un mare letteralmente di lava. Cioè, guardate. No, 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 niente, la fine. È andata, signori, è andata. Vi ringrazio per... No, siamo alla fine. Amici. Acqua. Mi serve l'acqua. No, non posso morire. Sono ancora giovane. C'ho mezzo qua. No. Oh, che sberla. Ed è pure notte. Ehi, sì, intanto ti uccide il world e mica muore in altri modi. Stavo guardando due cose. Cosa numero uno, ho preso lo scudo. Quindi tre cose. Cosa numero due, il Dragon's Breath, il soffio di drago. Che cos'è? Mai visto. Se esisteva già da prima, scrivetelo. E ci sono due libri incantati, ovvero Curse of Vanishing, ovvero maledizione dello svanimento, dello svanire, e Loyalty 3. Ma esistevano già da prima. Boh, nel dubbio, spada di diamante. Voi direte: Master, perché c'è una spada di diamante e un uovo di warden? It's a 1v1 situation, signori. It's a 1v1 situation. Quindi, madò, finirà malissimo. Anzi, andiamo lì che è più terra. Voglio vedere se lo scudo para i colpi. Perché sì, il warden ci tira una sberla in testa di sciotta. Ho strapaura. Soffio di drago. Ah, non me lo fa usare il soffio di drago. Boh, scrivetemi a cosa serve. Comunque, warden, adesso sta noi due. Madò, vedi. Allora, colpettino. Difendi. Aia. No, guarda come ci distrugge lo scudo. Cioè, lo scudo non è durato niente. Dai, guardateli il warden. No, guarda come ci guarda. Guardate come ci osserva. Non è durato niente. Secondo tentativo. Vi starete chiedendo perché i blocchi di diamante, beh, li voglio usare per difendermi, ok? Non chiedetemi il perché. Comunque, warden, sta a me, state, cioè sta a noi. Scappa. Allora, ho preso l'arco, ho preso pure le frecce che avvelenano. E devo dire che con l'arco, in realtà, non sei così spaventoso, Scemo. Ah, non fai più il gradasso, Ah, guarda come ti picchio. No, si sta avvicinando troppo. Che poi in live mi avete scritto che con le palle di neve, intanto io me la scappo, con le... Ha fatto un 360, l'abbiamo visto chiaramente tutti che ha fatto un 360. Con le palle di neve si... cioè non è che si spaventa, si distrae. Volendo potremmo provarle, le avevo provate ma non funzionava, mi dicevate con lo shift. Nel dubbio, spatta, vedete che da lontano non ci vede. Perché in realtà lui va a sentimento, cioè a orecchio, non a sentimento. A udito. Udito, va bene. Comunque, piazziamo qualche blocco di diamante per allontanarlo. Lo allontanano i blocchi di diamante, hai paura del diamante? No, non è vero. Però, beh, comunque c'ha un botto di vita, cioè io ve lo dico tranquillamente, c'ha una sbrega di vita. Ma una sbrega. Legolas. Colpisco anche te, porcellino. Cosa credi? Scemo. No, guarda come mi guarda. Cioè, come mi respira addosso. Sotto. Niente, immortale. Boys, è immortale. Fa straridere. È immortale. No way. Niente, ci vediamo tra 10 minuti. Perché non so. Allora. Quanta vita c'hai? È morto. Sì. Al calar del sole. E mi ha droppato l'armatura. Vedete che la droppa?
Vedi, secondo me l'armatura esiste davvero anche nel gioco, semplicemente è stra difficile da ottenere. No, abbiamo fatto un'amica scoperta. Cioè, signori, il calar del sole ha portato la sua morte, auto 5 per la morte del Warden, grazie alle frecce che avete fatto totalmente schifo, e grazie ai blocchi di diamanti che siete stati totalmente inutili, però siete sempre belli da vedere. E in realtà, per concludere, volevo farvi vedere anche questi mini oggettini che non vi avevo fatto vedere, ovvero le Black Candle, che sono decisamente una figata, molto creepy, ma una figata. Poi la Honey Bottle, che non so cosa faccia, non ne ho la minima idea. Poi, ovviamente, altre piante come la Baby Azalea Tree, Hanging Azalea Root, che dovrebbe appoggiarsi a qualcosa, ma perché non ti appoggi a niente, baby? Perché fai schifo? Perché devi essere il blocco peggiore? Niente, è il blocco peggiore della storia. Questi qua che sono molto carini, comunque sì, sono tutti belli. Questi. Ah, questi ci puoi saltare sopra. Eh sì, vedi, questi tipo si piegano e si rompono una certa. Bellissimi, questi sono una figata. E grazie a sti cosi, che si possono trovare ovviamente sempre nelle caverne, si fanno un botto di costruzioni. E le mini candeline, che fai? Te ne privi delle mini candeline? No, anzi, sono più belle bianche di nere. Quindi, abbiamo sconfitto Warden in una maniera incredibilmente strana. Honey Bottle, vi giuro, non so cosa serva, tutte le robe inerenti al miele, ma ce lo spiegheranno. Le caverne sono potenziatissime, ho già visto. Ecco qua, guarda la coppia degli Enderman, facciamo finta di niente. Salvo ed esco, vi ringrazio per la visione. Spero che questo video inerente al Warden e tutte le cose del Cave Update vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi, lasciare un mi piace e seguirmi anche su Twitch, facciamo live tutti i giorni. E vi do appuntamento domani al solito ore, ovvero 2:30, con un nuovo video. Ciao!